Ah, devi fermarti a comprare da mangiare, mi sa che non c'è più da mangiare. Non lo so. Hai comprato per un giorno, hai fatto 2 giorni. Adesso oggi ho mangiato la roba di ieri, se vuoi giocare. Vabbè, tu sì, sai, no, se ti hai comprato la roba, se no c'è altro. Ciao Moratino. Sei bellissimo. Ciao, buon lavoro. Sì, lui viene qui. Viene, viene, stai tranquillo, tu vai tranquillo. Eh? Eh? No, no, sta qua di giù. scegliamo le cose. Allora, fortunatamente non mi sta facendo spendere tanto. Ecco, cominciamo con a dover spendere un sacco di soldi in materiali. Lo sapevo io. Lo sapevo io. Ok, collega le postazioni. Ah, ce n'è una qua. Facciamo la Vespa. Qui siamo praticamente in piaggio, ragazzi, eh? Allora finiamo di fare un aereo e poi facciamo insieme la Vespa, raga. Ecco, come si vede qua c'è l'aereo fatto con a squalo, con la verniciatura a squalo. Credo che è una verniciatura perché vedo i pezzi là che non sono a squalo. Vediamo. No, no, sono già stati verniciati squalo. Cosa stanno facendo? Ah, va qua. Stanno facendo dei tubi. Ok. Lui tranquillo che non gliene frega niente. È stato dimenticato. Spero che non me lo devo assorbire io il suo stipendio. Alle ruote. Oh oh. Riparalo però, per cortesia. Allora, lui è qui, forse ho capito, perché questo non è un operaio mio, però, o forse sì, non lo so, c'è cascato giallo, secondo me deve finire un lavoro, poveraccio, e c'è, ed è successo qualcosa. E non è riuscito a finirlo, e per prendere i soldi Non so. Non saprei neanche dove. Saprei neanche dove, raga. Non saprei neanche dove. Ma che cos'è che stanno facendo? Cioè, nel senso. Ok, ruote. Perché non stanno costruendo nulla? Che pezzo gli manca? Cioè, sono tutti qua. Raga. Cioè. Devono aspettare lui, forse. Eh sì. Questo è per la lavorazione di che cosa? Aspetta, fammi vedere un attimo. La forgia. Allora, lavoratori. Metallo, vediamo se c'è un'altra del metallo adesso. E sono tutti fermi a aspettare la forgia. Ma questa è più che altro, stanno qua a bere. Dai, sta forgia, raga! Aspetta un secondo, che a me aspettare troppo. Ma quanto è grossa la forgia? Non si può. Ecco. Speriamo che l'abbia già portata. Oh, vediamo un attimo se le cose migliorano un po'. Oh, sì. Sì. Due forge un attimo, Sono comunque in vantaggio, però è un attimo, cioè. Che lo sa dove è arrivato? Dal nulla, raga. Ah, le ali! Bellissimo. Dai, tirate le giuste ali, muoversi. Voglio vedere la costruzione. Allora, fatemi vedere uno che state facendo un aeroplanino, no? Ecco, guarda dove vanno. Io lo sapevo che mettevo il banco da costruzione di qui e poi andavano di qui. Ah, che belli che sono! selezionare e piazzare vuoto, così demod. Non sai nemmeno cosa sia la classe. Ah sì, perché fa schifo il mio piazzale. Un po' ragione. Ah. Dai raga, l'ultimo. Sì. Insegniamo. Dai raga, forza, tutti a portare. La Vespa. No, ma sei serio? Ma dai, raga. Ho iniziato il video con la col coso qui e non me l'ha salvata. Incredibile. Vabbè. Dai, rifamo, tanto non è stato difficile. Del 4 dell'8 un po' estrusione, un po' a colata, eh? Tessuto, schiuma, ci sta. Lo voglio vedere. No, bianco, dai, bianco è più bello. La Vespa, raga. Faccio sempre uno così e uno così. Ma che materiali non ho scelto? Aspetta. Vabbè, l'abbiamo rifatto, dai raga. Sì, era sempre di lei, 30.000 per gli aerei, eh. Vediamo quante cose ci vogliono per le vespe. Per fare una bella vespetta. Ma sono già dietro a... Allora, qui credo che l'autotrasportatore si arrabbia, eh? No. Ah. Allora, sono più le lavorazioni che... Nel forge ne abbiamo 4, comunque. La fa il tondino, quello la fa il cerchiolino. Non so perché li mettono qua. Vabbè. Io metterei altri scaffali, perché vedete che comunque gli scaffali, raga, li usano, eh? Okay. Qui comincerà già un'ora e 43, ci siamo ancora, dai. Ok, due scaffali, tre scaffali grandi e due piccolini, così non c'è spazio di mettere le cose per terra. Questi che cosa fanno? Le marmite, mi sa. Dai, forza. Qua sta colando qualcosa, deve andare dall'altra parte a prendere il materiale, perché li hanno messo distantissimo. Bello che deve passare nella sala relax con i materiali, però. Compriamo uno alla volta, raga, così non ci accorgiamo neanche, perché poi bisogna comprare i materiali, eh? Ah, stanno già incominciando a fare il motore? Eh sì, perché normalmente cosa fanno loro? Facevamo solo il motore, quindi adesso fanno un motore e tutto il resto. Lì ci sono le scocche, vedi? Ah, quando gli montano il motore le mettono girato al contrario, col motore montato. Vediamo, vediamo, vediamo. No, i ratti. I ratti è proprio una rottura. Dai. Ma che stronzo sto topolino? Ma se almeno viene qui, no, devo spostarlo, secondo me. Eccolo qua, no, qualcuno arriva. Dai, c'era il topo. E niente, l'altro mi è passato davanti invece, eh? Allora, vediamo un attimo. Dove sono adesso? Qua. Sì, i topi non li sopporto, perché ci vuole sempre una vita per... Ah, dove vanno? Dai! Niente dai. Guardalo! Niente dai, è passato! Ok. Devo mettermi qua, va. Metto qua perché sennò... Dai, cacchio! Ok. L'altro dov'è? Mamma mia, che rottura sti topi! Mi sta facendo perdere... il momento bello della lambretta, di costruire le lambrette. Dai dai dai, cacchio! Dai, sei serio? Manca uno, credo. Ma dov'è sto topo? Oh, porca loca, guarda dov'è. Era inchiodato. Oh, mi ha fatto perdere il momento bello della lambretta. No, vediamo le lambrette, guardate che belle. Il tipo qui davanti alla lambretta non si muove, dice oh, ma ci sono io qui, perché dovete mettere una bella lambretta? Ah, wow, vediamo i guadagni della lambretta. Le portano di peso, eh. Wow, wow, wow. 24.000. No. Un problemino, ci sia una nave, si è affondata una nave container. Sì, hai detto bene, abbiamo perso una quantità imbarazzante di veicoli, dobbiamo produrre. Sì, 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 qui da un botto di soldi. Vai, te li produco io, amica. Allora, il signore è ancora qua a prendere stipendio per niente. Allora, sto già vedendo che non va bene, quindi dobbiamo dargli fuoco. Bisogna correre, ragazzi, bisogna correre. Questo lavoro qua è da un sacco di soldi, eh. Non hanno ancora scaricato il camion e siamo già in ritardo. Siamo lì a filo, eh? Il camionista si sta rompendo. Siamo in 30. Cioè, come mai non riescono a... Ecco. Ah. Guardate il camionista come è arrabbiato. Uno ha perso la scocca lì, eh? Ragazzi, non fate scherzi, perché qua... ci guadagna un sacco di soldi, non facciamo scherzi, non facciamo scherzi. Metallo, Alessia, montaggio. Plastica e poi facciamo un legno. Oh, vi ho dato anche l'aumento, raga. Siamo lì al limite, siamo lì al limite, eh. Ok, tutte le postazioni sono buone. Sì, effettivamente sono un sacco di cose da costruire, eh. Se loro riescono a costruire le gomme in tempo, che sono parecchie le gomme, eh? Ok, qua sta cominciando. Gli ho lasciato due postazioni. Scusa, cosa le porti in giro? Lascia lì, no? Allora, questi stanno costruendo i tubi. C'è solo la postazione della colata qua, eh? Ah no, fanno anche della plastica. Fanno troppa strada. Ma non puoi andare a prendere il pezzo e fermarti, eh. Porca loca. Oh, le postazioni per il coso del metallo, cioè non ce n'è, si usurano troppo. Lavorazione del metallo. Direi che c'è abbastanza postazioni per metallo per tutti, raga. Ok, adesso che l'ho messo si è... Non serve, hanno finito. Urca loca. Non specializzabile. Eh sì, della plastica. Devo specializzarne un altro, ma non ce n'è abbastanza. Dai, forza ragazzi, perché quest'ordine mi fa guadagnare un sacco di soldi, forza. Facciamo così perché non ha senso, se no... Forza, forza, lasciamo stare sto caffè, fate ste postazioni che sono un sacco di soldi, guarda quanta gente devo pagare qua. Devono ancora costruire cose questi qui, dai forza. Dovrebbero essere finite. E beh, certo, cafferino, tipa. Basta. Credo che non ce ne sono più. Adesso è tutto merito dei montatori. Gomme. Gomma e manetta. Te l'hai ancora? Di là gomme, di qua gomme. Forza, dai, 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 dai. Lo so, di gomme ce ne sono tante, Incominciare già a fare qualche macchina? Dai, forza. Madonna, quante gomme mancano ancora? Mancano ancora un bel po' di gomme, guarda lì. Sono qui le gomme. Stanno già costruendo la macchina. Bene, 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 bene. Gomme, dai, forza. Ok, 3 macchine, forza, forza, forza raga, 4 macchine, dai. Non mi interessa, non mi interessa il mercato. Ok, vai, 7. Bravissimi. No, 10, dai, 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 forza raga, forza raga. Forza, dai. Stanno costruendo anche di qua, sì. Sì. Dai, 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 portala via, portala via, portala via. Portala via. Dai, da prendere da lì a lì. C'era lì il tipo, ma dai, prendono un giro così qua. Sì, sì, ce la facciamo. Per poco, eh. Deve proprio fare le linee, eh? Lontanissime. Dai raga, sto scherzando. Ma lì devi andare a farle. Oh, porca la miseria. Guardate il coso di capannone. Devo arrivare a pelo. Dai, forza. Il vecchietto che è lento. Sì, ce l'abbiamo fatta. Incredibile, tensione, attimi di tensione in Little Big Workshop. Ce l'abbiamo fatta a pelo stavolta, eh. Penso che lei è molto felice. Molto felice. 215.000 e trofeo. Vroom. Sei contenta, eh? Hai troppe spese di fronte alle entrate. Risolvi questo problema accettando contratti più redditizi. Stai calmo. Ok, questo. Vai. Contratti più redditizi, ciccio, 23.000. Qualcosa che non va. Mamma mia. Ma sei serio? Allora, qui non stanno assolutamente facendo nulla. Ci sono parti di legno in questo robot da scatola. Vabbè, stressa un po' troppo po' troppo in fretta sta gente, eh? Starci una calmata, eh? Perdo un troppo tempo andare a portare la roba, ma se io ti metto un banchetto, quando produci mi metti lì, perché me la metti da un'altra parte? Cioè... fanno 2 o 3 lavorazioni e poi vanno a bere caffè. 2 o 3 lavorazioni fanno... È un po' esagerato questo tipo di comportamentazione, eh? Allora andiamo avanti ancora un filino, 10 minuti, poi stoppiamo questo video perché davvero ragazzi il tempo in questo gioco vola, eh? Allora io non voglio davvero spendere troppi soldi, ma ci manca solo questo qui poi. Stanno costruendo le ottiche, no, le manine, le manine. Forza, forza, forza ragazzi, dai, forza! Io aspetto sempre che finiscano, perché però capisco anche che dovrebbero esserci altre persone che hanno niente da fare, quelle del legno per dire, potrebbero incominciare a fare quel lavoro lì. No, 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 non cominciamo, non cominciamo. Sabotaggio. Allora, la testa del nanetto ci mette proprio poco, eh? Sulla macchina per il legno. Ancora. Quello del ferro mi sta sabotando. Ah, lì sta dipingendo, vedi, sta dipingendo forte, Consegnabili, consegnabili, dobbiamo fare un po' di soldi. Perfetto, perfetto. Ma mentre loro vanno, questa paletta al secchiello, 48, fammi vedere, non, no, non lo vuole, non lo vuole, vuole la plastica buona. Aspetta, quanti erano? 48. $7.000 non è male. Ok, questo no. Già montando. Va bene ragazzi, allora vi salutano il nostro lavoratore fancazzista fannullone, ecco, e un sacco di statuette che ci prendono in giro, che sono le statuette quelle col Joker. Va bene, da Marco Drums Games Channel è tutto, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, iscrivervi, commentate e mi piace. Se vi piacciono i miei video, ce ne faccio tantissimi, anche il canale Twitch dove io faccio le live, ore 21 tutti i giorni. Comunque seguite la programmazione su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, dove metto tutte le cose che faccio, se faccio le live, se non le faccio, magari qualche volta le sposto, roba del genere. E lascio il link in descrizione al video, cliccate tranquillamente il link free perché vi apre un'altra schermata e non vi installa niente, non fa nulla, e da lì vi porta in tutti i social, per non mettere 10 voci sotto ogni descrizione. E c'è anche un canale Discord dove possiamo chiacchierare e farci gli auguri ogni giorno di buona giornata, discutere di giochi, quando giocare insieme, tutte queste cose, e anche compleanni, Natale, Pasqua, tutte queste cose qua. Ciao ragazzi, alla prossima con questo gioco che secondo me è spettacolare. Ciao amici, alla prossima!